L'allenamento femorali e glutei più faticoso mai fatto con il coach più famoso d'America. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, a distanza anche questa volta di circa un anno e mezzo, mi trovo a farvi vedere questo video che avevamo girato circa un anno e mezzo fa quando siamo andati a Los Angeles. L'altra volta abbiamo visto il video con uno dei coach con cui ci eravamo allenati. Questa volta vediamo un altro coach e alcuni di voi magari lo conosceranno perché è uno dei coach più conosciuti, chiamato anche il padrino del bodybuilding, quindi insomma allenamento veramente super. Adesso andiamo a vederlo insieme. Primo esercizio, partiamo con una sorta di riscaldamento, se così si può chiamare, perché comunque l'abbiamo fatto in modo molto intenso, con un classico leg curl seduto. Purtroppo Charles Glass non è un uomo di tante parole, diciamo, quindi in questo video non lo vedrete parlare molto, ma perché è proprio lui che non è un gran chiacchierone, diciamo, quindi ho preferito raccontarvi io che cosa abbiamo fatto, anche perché durante l'allenamento stesso ero molto concentrata e non mi sono messa magari a spiegare nel dettaglio tutte le fasi di quello che era l'allenamento che stavamo facendo, quindi ve le sto raccontando adesso. Secondo esercizio, molto molto interessante, è semplicemente un reverse hyper, che però questa volta mi ha fatto fare ad un macchinario che sinceramente non avevo mai visto, che è appunto un macchinario apposito per svolgere questo esercizio. Sembra una cavolata, ma in realtà è abbastanza faticoso, devo dire. Un bel focus sul gluteo. E guardando questo video a distanza di tempo mi sto anche compiacendo, perché noto quanto in realtà siano cresciuti i miei glutei da un anno e mezzo fa a oggi, perché se guardate questo video non voglio dire che c'era poco, ma insomma adesso diciamo che abbiamo migliorato tanto questa zona. Andando avanti, abbiamo svolto una pressa orizzontale anche qua in un modo un po' particolare. Se vedete, appunto, lo schienale è totalmente sdraiato e durante l'esercizio mi fa tenere i piedi veramente molto molto larghi e durante la fase di spinta mi fa tirare su, staccare il gluteo proprio dal macchinario. Questo non è ovviamente un esercizio che consiglio ai principianti, perché va saputo fare e ci vuole una certa dimestichezza appunto nei movimenti. Però se ci fate caso è un po' come se mi facesse fare uno squat sumo in orizzontale quasi. Per continuare, un esercizio un po' tra virgolette di passaggio, se così lo vogliamo chiamare, un adductor machine, ovvero interno coscia. Io non sono abituata a farla, sinceramente, non la faccio praticamente mai. Gli unici momenti in cui alleno l'interno coscia sono appunto quando magari vado a fare esercizi come appunto lo squat sumo, dove quindi c'è anche un coinvolgimento dell'interno coscia. Solitamente tendo più a fare invece l'abductor machine, che sarebbe l'esterno coscia. Però in questo caso appunto lui ha voluto farmi inserire anche questo esercizio, probabilmente per dare anche uno stimolo un po' diverso. Leg curl sdraiata, qua classico esercizio, lo conoscete un po' tutti. In questa fase lui, se vedete, mi aiuta a chiudere appunto l'esercizio, un po' perché ero già comunque, iniziavo a essere un attimino stanchina, un po' perché comunque aiutando la chiusura del movimento si riesce ad andare in massimo accorciamento e in massimo allungamento, e questo rende l'esecuzione più ottimale e quindi anche il risultato più ottimale. Andiamo avanti con un altro esercizio, anche qua non consiglio ai principianti, non perché sia un esercizio difficile in sé, perché si tratta appunto di una pressa verticale, quindi è un movimento guidato, però appunto diciamo che ha un pochino più rischio di rimanerci sotto rispetto a una classica pressa orizzontale o pressa a 45 gradi, quindi ecco, magari se non siete proprio esperti eviterei una pressa verticale. In questo caso lui aumenta ancora di più la difficoltà dell'esercizio, perché appunto nell'ultima fase di spinta in alto mi fa tirare su anche il gluteo, facendo quasi una sorta di crunch inverso, e vi assicuro che è la cosa più faticosa che si possa fare, perché solitamente quando uno fa quel tipo di movimento lo fa magari senza peso, lì invece c'era il carico del macchinario stesso più altri chili caricati appunto sopra, quindi magari più di 50 chili da spingere in alto, e vi assicuro che non sono pochi. No ragazzi, allora, peggior slash miglior allenamento di gambe e glutei della mia vita.
Non so se ridere o piangere a questo punto. Penultimo esercizio e non vi dico quanto veramente ero morta. Morta, ragazzi, veramente non ce la facevo più. Andiamo avanti con un super set perché giustamente arrivando alla fine non facciamo le cose più leggere. Quindi hack squat inverso più hack squat classico. Oltretutto mi ha fatto inserire anche un cuscinetto proprio dietro la schiena per permettere appunto di riuscire ad inarcare ancora di più e quindi andare ad allungare ancora di più la parte femorale gluteo per coinvolgerla in maniera maggiore. Non vi dico quant'ero distrutta. Qua stavamo parlando un attimo della mia struttura. Mi ha spiegato che secondo lui, per come sono fatta, sarei anche molto predisposta a fare una categoria come per esempio la wellness al posto della bikini. A me sinceramente le wellness piacciono molto. Se fossi un po' più alta magari avrei voluto farla, però non essendo altissima sinceramente non è una categoria in cui mi rivedo tanto, perché appunto risulterei un po' troppo muscolosa e, passatemi il termine, magari tozza per non essere molto alta, ecco. Mentre un fisico molto più alto e slanciato, anche con qualche muscolo in più, risulta comunque abbastanza snello. Su una persona non tanto alta come me, mettere troppa massa muscolare sulle gambe e vorrebbe dire appunto ingrossarle in maniera esagerata, ecco. Ultimo esercizio per chiudere in bellezza: leg curl in piedi ad una gamba. Qui mi dispiace, ma l'esecuzione lascia ovviamente desiderare, ma vi assicuro che non riuscivo proprio più a collegare la mente col muscolo, il muscolo col cervello, e quindi la mia esecuzione non è delle migliori. Non prendete esempio da questa esecuzione, praticamente sono ripetizioni a metà, però ero veramente stremata. Oltretutto, come ho detto precedentemente nel video, abbiamo fatto questo allenamento in pochissimo tempo, considerate che non è durato più di 45-50 minuti e ho fatto ben 8-9 esercizi, quindi capite bene che i tempi di recupero sono stati veramente strettissimi. Io credo sotto i 30 secondi, appunto, perché facendo due calcoli, circa 4 serie per esercizio, 8-9 esercizi, per farli tutti non avrò fatto più di 30 secondi di recupero. Quindi capite bene che un allenamento così intenso, con così poco recupero, arrivati agli ultimi esercizi, la tecnica magari si può un attimino perdere. Però, come sempre, io vi mostro questi allenamenti, questi esercizi, ma se siete principianti non sono sicuramente allenamenti adatti a voi, ecco. Lui è un coach molto molto famoso, ha allenato un sacco di persone, anche bodybuilder importanti, atleti molto importanti, e quindi logicamente con me, che mi alleno comunque da anni, non ci è andato molto leggero, ecco. Quindi ragazzi, allenamento terminato, spero che questo video sia piaciuto, lasciate un like, un commento se volete vedere altri video di questo tipo, e io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.